non dimenticarsi mai, non avere mai noia di abbassarsi per vedere. Mi pensa abbassarlo per vedere, però no, dovete sapere sempre in qualsiasi posto dei vostri frigoriferi, in qualsiasi angolo, tutto quello che c'è. Per sapere, per non farli rovinare gli ingredienti, che normalmente quello che sta al fondo dei frigoriferi si tende a lasciarlo in fondo e a prendere quello che c'è davanti per non abbassarsi, no? E quindi vi consiglio di sapere sempre, aprire il frigo, buttare un occhio, fotografare con la mente, fotografare con gli occhi e sapere sempre, costantemente, tutto quello che avete nei frigoriferi, che è il prodotto che poi venderete, che se c'è l'impasto fermenta, quindi dovete comunque controllarlo costantemente. E quindi importante, i frigoriferi sono importantissimi, temperatura e tutto quello che c'è dentro. È la tipica regola di quando si conservano gli ingredienti, lasciare davanti, che è quello che si consuma prima, che sta, diciamo, invecchiando più velocemente, e mettere dietro le cose più fresche, in modo che ci sia un riciclo di ingredienti e non ci sia mai sbaglio di lasciare in fondo il più vecchio fino a farlo scadere. Ci deve essere sempre un riciclo. Questo succo è molto 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 importante. Questo è molto importante, come è importante il circolo del freddo nel frigorifero. Se mi chiedete ve lo siete dimenticati in fondo, ok, è scaduto, dalla data sembra che è scaduto, però esiste il circolo del freddo, che se lo lasciate dentro il frigorifero gli date un qualcosa in più di vita, e comunque sempre controllando, provando, odorando, e sono mille sensi, mille, no, per capire se un prodotto sta buono o no. Però se non esce dal circolo del freddo, ancora sta a salvo. Certo, tirarlo fuori, metterlo dentro il frigo, e quindi sì che ha sbalzi di temperatura, e quindi è già uscito dal circolo del freddo. Però se un prodotto rimane costantemente nel frigo, è molto probabile che sia ancora fresco, sia ancora buono. Ok? E niente, spero che vi sia piaciuto le 10 cose, i 10 errori più frequenti che secondo me si fanno in una pizzeria. Grazie per avermi ascoltato. Iscrivetevi al canale se è possibile, qualsiasi commento sono a vostra disposizione, qualsiasi altro video, qualsiasi spiegazione, qualsiasi cosa che non vi è piaciuta o che vi è piaciuta me lo commentate per favore, e però io parlo adesso anche in italiano, grazie tante.